e ben uscita. Come si è lasciati dalla riunione del 21 luglio, che oramai è di più di 10 giorni fa, ci siamo lasciati con la frase verbalizzata che sarebbe opportuno entro 10-15 giorni un confronto tra Comune, Ufficio Tutela del Paesaggio della RAS e la Sovrintendenza. L'ARIS dovrà confermare al Comune la possibilità di esaminare lo stralcio dello studio e il Comune dovrà attivarsi per presentare all'ARIS tale stralcio. Il Comune dovrà predisporre lo studio link e i documenti per la data per a oggi a noi non risulta che questo sia successo, quindi noi cerchiamo di accelerare, però come diceva l'assessore tutti devono fare la propria parte e ovviamente la parte principale noi possiamo affiancare, possiamo favorire, possiamo velocizzare. Ci sono degli impegni da parte per esempio della Sovrana Ambiente assolutamente rari. Il dottor Pappacoda del servizio SVA dice che stima in circa 2 mesi i tempi procedurali, ma precisa che il Comune non ha ancora avviato il procedimento. Ora, 2 mesi per quella che è stata che oggi è lo SVA, il servizio di protezione ambientale, SAVI, 2 mesi sono un tempo miracoloso, si impegnano a farlo, però ovviamente lo possono fare se dispongono di quel materiale che è stato precisato e richiesto, e quindi oggi Comune e progettisti sanno di dover fare. La provincia dice che siamo pronti a dimezzare i tempi, però molto dipende dal Comune che dovrà completare i procedimenti della DAS, la link e tutto il paio, e non l'ha fatta ancora. La dottoressa De Toni dice che il Comune ha avviato nel 2015 la DAS, mentre relativamente alla variante in oggetto il procedimento è stato avviato a giugno 2016, senza però che il Comune abbia ancora trasmesso alcuna documentazione. Quindi la nostra preoccupazione, e qui tocca anche un pochino a voi spingere in questo senso, è che venga fornito in tempi brevi tutto il materiale necessario perché noi possiamo spingere, affiancare e aiutarvi in questo. Questo è lo stato dell'arte a oggi 4 agosto 2016.